È cominciato tutto quando Nicola se n'è andato di casa all'inizio di ottobre. Problemi tra noi ce n'erano sempre stati, ma avevamo cercato di risolverli, o meglio, di metterci una pezza. Dopotutto avevamo due figli, non potevamo permettere alla prima crisi di sfasciare il nostro matrimonio. Ancora adesso non credo che avesse un'altra. Penso solo che si fosse accorto di quanto poco fossimo compatibili. Accade spesso alle coppie che si formano al liceo, che restano insieme quasi per abitudine, e a ciò contribuì la decisione di andare a convivere appena maggiorenni, con la scusa di trasferirci entrambi a Bologna per l'università. Avremmo dovuto capire già allora, dalle diverse visioni del mondo, che la nostra è una storia destinata a finire male. E anche piuttosto presto. Tuttavia abbiamo preferito insistere, sposandoci ad appena 22 anni, quando rimasi incinta dei gemelli, e tornando ad abitare nel paese di origine, con grossa delusione da parte sua, che avrebbe voluto ultimare gli studi a Bologna. Non fu di grande aiuto la decisione di trasferirci nella casa di mia madre, che si sentiva sola dopo la recente morte di mio padre, e che ci avrebbe permesso di evitare spese inutili in mancanza di un lavoro che fosse più di un part-time. Inoltre, fu una fortuna averla come babysitter durante il giorno, in modo da potermi permettere anch'io di lavorare ogni tanto, visto che la prospettiva di una laurea era sfumata presto. Nicola si sentiva intrappolato in quella vita, e nonostante tutto è difficile per me dargli torto. Ora che la rabbia e il risentimento mi hanno finalmente abbandonata. Mia madre inoltre mi aveva avuto quando era già in là con gli anni e la sua salute meritava parecchie attenzioni, visite mediche, cene, sfumate per rimanere a casa tutti insieme. Mia madre a guardare i nipoti, io a controllare la sua pressione alta, mio marito a chiedersi perché non fosse scappato prima. Alla fine lo fece. Pensarci adesso ne fui quasi sollevata, solo un po'. Ludovico, da sempre il più sensibile dei gemelli, pianse tutte le lacrime che poteva contenere il corpo di un bambino di 7 anni. Ma fu Paola ad avere la reazione peggiore. Lei stravedeva per suo padre e nonostante potesse incontrarlo ogni fine settimana, la consapevolezza di non poterlo più abbracciare ogni sera la rese intrattabile e rabbiosa. Bastava un qualunque pretesto a farla scattare, sia a casa che a scuola. E un paio di volte le maestre mi chiamarono perché non riuscivano più ad arginare la sua furia improvvisa. Mi rinfacciò diverse volte di essere stata io ad allontanare l'amato padre, mentre Ludovico mi si attaccò più che mai, cercando di non perdermi di vista per più di qualche minuto. Il giorno prima che mia madre ci lasciasse, Paola gridò anche verso di lei, che le aveva semplicemente chiesto di togliere le scarpe dal divano. Come se l'adolescenza fosse arrivata di colpo, con un bel po' d'anni in anticipo, Paola le urlò addosso e poi corse a chiudersi nella stanza che condivideva con il fratello, che a sua volta decise che sarebbe stato meglio dormire con me nel lettone. Durante la notte lo spostai nel suo letto, riscoprendo una bambina dal volto angelico che dormiva, ormai tranquilla, ma con i segni delle lacrime sulle guance. E le rimboccai le coperte. Non era colpa sua, stava solo reagendo male. Dovevo aspettare che passasse. Solo fossi andata a controllare anche mia madre. Forse però non sarebbe cambiato niente. L'avrei comunque trovata senza vita, il respiro e il battito assenti. Morta nel sonno, come capitava spesso alla sua età. No, non per questo la presi bene, anzi. Fui solo fortunata a trovarla prima dei miei figli, che tuttavia compresero ciò che era accaduto. Era successo anche ai personaggi dei loro cartoni animati. Avevano perso un parente caro. E sapevano che significava qualcosa di brutto. Ludovico inizialmente credette che avrebbe potuto rivedere sua nonna nel fine settimana insieme al padre.
ma quando dovetti contraddirlo cominciò a piangere disperatamente, proprio come nei giorni subito successivi all'addio di Nicola. Paola, invece, rimase impassibile. E fu così anche durante il funerale, quando stringeva la mano di suo padre come se desiderasse non lasciarla andare mai. Vedevo però quel groppo in gola, la mascella fin troppo serrata. E una sera corse nella mia camera per piangere e confessarmi che non avrebbe voluto litigare con la nonna. Avevo perfino dimenticato quel dettaglio, che doveva essere stato fonte di un rimorso enorme per una bambina di soli 7 anni. La strinsi forte a me, promettendole che sua nonna non l'aveva mai odiata, che se n'era andata amandola come ogni giorno da quando era nata. Giunse il Natale e rispetto all'anno precedente tutto era cambiato, però Nicola fu d'accordo con me quando gli proposi di passare le feste tutti insieme a casa della sua famiglia, per superare quei 2 mesi che avevano messo i bambini a dura prova. Ne furono entrambi entusiasti, amarono la prospettiva di dormire con tutti i cugini che andavano dai 5 agli 11 anni. Si divertirono un sacco la sera della vigilia, giocarono a tombola e guardarono Balto, che ormai era una tradizione già dai tempi della mia infanzia. Lodovico fece il bravo fratello e mangiò il panettone lasciando Vetta e Candidi a Paola, che ne andava ghiotta e che invece odiava la mollica intorno. Per un attimo incontrai lo sguardo di Nicola e gli sorrisi. Certo, ci eravamo lasciati e in malo modo, ma per la loro felicità dovevamo comportarci in maniera amichevoli, senza drammi o altro. Avremmo fatto di tutto per i nostri bambini. La mattina successiva, la sorella di Nicola mi chiese di aiutarla a preparare la colazione per i ragazzi. E mi spiegò subito che intendeva parlarmi di un argomento che l'aveva turbata. Quella notte la figlia aveva insistito per dormire con i genitori perché si era svegliata con la sensazione di essere osservata. Aveva acceso la luce del comodino e aveva trovato Paola, con cui condivideva la stanza, che la fissava dal fondo del letto. Aveva avuto paura perché sembrava che Paola non sbattesse neanche le palpebre. Così mia cognata, temendo che fosse una sorta di sonnambulismo, era andata a controllare e l'aveva trovata in un'altra stanza, lo sguardo fisso sui 2 cugini più piccoli. Si era però fatta afferrare la mano dalla zia e le aveva anche chiesto scusa, spiegando che non riusciva a dormire. Non preoccuparti, sono rimasta in camera loro e si sono addormentate entrambe in pochissimo tempo, però pensavo fosse giusto parlartene. Quel racconto mi sorprese. Perché mai Paola si era comportata in quel modo? Non credevo che soffrisse di insonnia. Durante il pranzo di Natale presi da parte Ludovico, chiedendogli se avesse notato qualcosa di strano in Paola ultimamente, per esempio di notte, e con un'alzata di spalle lui rispose niente di che, a parte quando mi fissa mentre dormo. Provai un brivido lungo la schiena. Ludovico mi spiegò che capitava ogni notte che Paola lo guardasse dormire, sdraiata su un fianco nel letto dall'altro lato della stanza. Lui aveva cominciato a vederla come un'abitudine. Dopo un po' si addormenta, mi spiegò. Per precauzione quella stessa notte condivisi la camera con Paola, ma ero talmente stanca da svegliarmi direttamente la mattina dopo, senza sapere se lei avesse tenuto di nuovo quello strano comportamento. Me ne dimenticai presto, di fronte all'enorme felicità di mia figlia nello stare tutti insieme, ma anche per i regali ricevuti e per le risate che le strappava il fratello, da sempre il giocherellone della famiglia. Rimanemmo a casa dei miei suoceri fino all'Epifania, come accadeva ogni anno da quando erano nati i loro primi nipoti, e al momento dei saluti Nicola promise ai bambini che sarebbero andati a pattinare 2 giorni dopo, sottintendendo che d'ora in poi si sarebbero visti più spesso. Sperai che l'insonnia di Paola, o qualsiasi cosa fosse, non si sarebbe più presentata. Ma dovetti ricredermi.
Cadde la fine di gennaio. Stavo dormendo profondamente quando un tuono rimbombò all'esterno. Mi svegliai di colpo e notai che erano le 3 passate, un pessimo orario per alzarmi e staccare le spine che avrebbero potuto avere noie durante il temporale. Stavo ancora cercando la forza di volontà per mettermi in piedi quando un fulmine illuminò la stanza e al mio cuore mancò un colpo. Ferma, accanto al mio letto c'era Paola. I suoi occhi erano fissi su di me. Il tuono che arrivò poco dopo non la spaventò minimamente. Non l'avevo nemmeno sentita entrare. Lo so, è assurdo provare paura per la propria figlia. Ma Paola mi riportò agli incubi della mia infanzia, quando a spaventarmi nel buio era l'idea di bambole parlanti e fantasmi di bambini piccoli. La gola era secca, ma mi sforzai di parlare. «Paola, che c'è?» Non mi rispose, ma neanche distolse lo sguardo. «Hai fatto un brutto sogno?» Ancora nessuna risposta. «Che assurdità! Stavo avendo paura di mia figlia!» Scostai il piumone e le feci segno di avvicinarsi. Finalmente Paola si mosse. «Va tutto bene? Ludovico mi ha detto che lo guardi di notte. E anche zia mi ha raccontato di Natale.» Paola annuì lentamente, ancora scura in volto. Poi d'improvviso rialzò lo sguardo su di me, non più seria ma preoccupata. «Mamma, non voglio che muori nel sonno.» Che idiota che ero stata. Paola stava ancora soffrendo per la morte della nonna, si sentiva ancora responsabile. L'abbracciai stretta, avvertendo i suoi singhiozzi crescere pian piano, e le promisi che non sarebbe mai successo, mai, perché il mio compito era prendermi cura di loro e non avrei mai permesso che la morte mi portasse via dai miei figli. Vi ho raccontato questa storia perché ora ho paura. Sono chiusa con Ludovico in camera e sono 2 notti che dorme con me e l'ho costretto a evitare di rimanere da solo con sua sorella. 2 giorni fa Paola e Ludovico hanno litigato. Liti fra bambini, ho pensato, visto che discutevano di un giocattolo che Ludovico aveva preso in prestito senza dirlo alla legittima proprietaria. Quando la discussione aveva alzato un po' troppo i toni, ero intervenuta, costringendoli a fare pace, con molta poca voglia da parte di entrambi. Poi abbiamo cenato e i bambini sono andati a letto rabbuiati. Verso mezzanotte, Ludovico è entrato nel mio letto, stringendomi forte. Gli ho chiesto cosa fosse successo. Paola mi fissa ancora mentre dormo. E ha risposto con un fil di voce. Ha detto che se lo faccio di nuovo mi soffoca, come ha fatto con la nonna.